Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, ultimo video nella mia postazione montana, lo dedico alla Juventus femminile. Io saluto tutti gli amici di JWS, Juventus Women Supporter, e cominciamo dunque a parlare dell'amichevole che c'è stata di nuovo oggi tra Juventus e Orobica Calcio femminile, squadra di Bergamo che militerà in Serie A, che ha vinto il campionato di Serie B insieme alla Florencia, sono venuti su insomma, risultato finale: Juventus batte Orobica 7-0. Ed è un bel risultato. Intanto c'è la tripletta di Girelli, doppietta di Bonansea, il gol di Aluco e il gol di Franco. Cominciamo a dire che il gol, come posso dire, la partita l'ha spaccata Cristiana Girelli con una tripletta, giocatrice immensa. Io l'ho detto l'anno scorso, se vi ricordate nei miei video, l'ho detto che il Brescia doveva molte delle sue fortune a Girelli e poi comunque anche ai gol di Giacinti, ma soprattutto a Girelli, che faceva cambiare il giro della squadra, cioè la squadra girava in un modo totalmente diverso grazie soprattutto a lei. Oggi credo che abbia cominciato a far vedere qualcosa di importante. La condizione comincia a esserci, cosa che non c'era nelle amichevoli con le squadre inglesi, né col Chelsea né con l'Arsenal. Adesso le gambe cominciano a girare, ma soprattutto io direi che sto vedendo sinceramente una differenza tra la Juventus e altre squadre di Serie A. Ecco, questo sicuramente. Nota positiva tra le altre cose, che io ho visto anche l'amichevole tra Orobica e Milan, e devo essere sincero, non ho visto un dominio del Milan sull'Orobica, anzi ho visto il Milan che ha vinto 3-1, ma comunque dovendosela giocare la partita. La Juve invece l'ha proprio schiantato. È chiaro che poi ogni partita è storia a sé, perché ci mancherebbe altro, queste sono comunque amichevoli, però sicuramente posso dire, sicuramente la Juve sta girando, e si candida comunque sempre a voler difendere il titolo, insomma si candida come una delle favorite e sicuramente non si darà per vinta e proverà a difendere il titolo di campionessa d'Italia assolutamente. Migliori in campo a mio avviso sono state appunto Girelli e, attenzione, Cernoia, che non ha segnato ma che ha fatto segnare. E niente, poi come fai a trovare una peggiore in campo quando vinci 7-0? E ragazzi, chiudo qua il mio video, e a me non resta che salutarvi e darvi appuntamento con i prossimi video. Ciao!